In attesa del gran finale di Sanremo 2016, ho deciso di giocare al gioco che giocano tutti in questi casi, le pagelle. E poiché internet è pieno di cattiveria, ho deciso di vincere l'odio e fare le pagelle filogovernative. Queste pagelle, infatti, sono decisamente e inaspettatamente buone. Ci sono voti molto alti, poche insufficienze e qualcuno addirittura è stato salvato. E poiché sono buone, partiranno dal 2. Sì, sono molto buono. Beh, voto 2 per il caso Miele. L'errore del conteggio voti in conferenza stampa è stato probabilmente lo scandalo più grosso del festival fino adesso. Non tanto per l'errore in sé, quanto per il fatto che sia stato annunciato un vincitore, Miele, e poi sia stato ribaltato il tutto a causa del conteggio sbagliato. Quindi si è creato una grande confusione intorno a questo avvenimento, a questo errore, soprattutto per la cantante che pensava di aver vinto, di essere passata in finale. E invece si ritrova eliminata. Sono cose che in un festival non dovrebbero succedere. Ma alla fine possiamo anche capirlo. Se succede a Miss Universo, può succedere anche qui. Voto 3 a Giovanni Toti, il governatore della Liguria. Lui decide di portare sul palco di Sanremo il nastrino giallo per ricordare Marò, tutto il gesto eroico, e ci sta pure. Se non fosse per il fatto che viene eletto, e molto probabilmente è un attacco, una risposta a Sanremo Arcobaleno, di cui parlerò più avanti. E poiché è stato l'unico deficiente a portare un'iniziativa del genere sul palco, è risultato abbastanza ridicolo, decisamente fuori luogo. Un voto che fa male, ma purtroppo andava dato, è 4 ad Aldo, Giovanni e Giacomo. Loro sono dei miti, fanno sempre ridere, sono dei grandissimi, io li stimo tantissimo, ma portare sul palco di Sanremo un pezzo datato, veramente, probabilmente alla stessa età mia quel pezzo, quindi da 20 anni, non penso sia proprio una scelta saggia, molto intelligente, anche perché quel pezzo penso che lo conosca tutta Italia, quindi va bene riproporlo, ritornare ai fasti, però c'è un limite a tutto. Voto 5 a Maddalena Kenea. Forse è un voto un po' strano, si poteva dare di peggio, si poteva dare di meglio, molti la salvano, le danno il sé politico, ma sinceramente non ha lasciato il segno. Impeccabile, bella presenza scenica, però sembra più impegnata a parlare bene italiano che a presentano un festival, cioè gli hanno dato veramente poco spazio e a parte presentare i cantanti non fa niente. Quel poco spazio che ha poi non lo usa per minimamente, quindi o è gestita male o è lei che non ci sa molto fare, non sa lasciare il segno in un evento del genere. Il voto che fa forse più scalpore di tutta questa classifica è 6 a Gabriel Garco. Qui è proprio un atto di bontà immane e incredibile, ma non è ingiustificato. Per carità, non sa condurre, è improponibile, non sa neanche leggere il gobbo. Però, prima di tutto, si percula da solo. Ha capito che ha sbagliato e cerca di salvare la situazione, cercando di rendersi simpatico. E comunque, è anche apprezzabile il tentativo. Secondo, è coraggioso. Non molti andrebbero col suo spirito, con la sua, alla fine, umiltà, con la sua autoironia sul palco del festival, nonostante sia pesantemente criticato da tutti. Ha dimostrato comunque una grande professionalità. E comunque, legato al discorso di prima, è il fatto che lui almeno lascerà il segno. Alla fine tutti parlano di lui nel bene e nel male, so, più nel male che nel bene, però ne parlano di lui. Quello che non succede con Maddalena Kenea. Lui è criticatissimo, è insultatissimo, tutti fanno le battute su di lui, come è giusto anche che sia. Però vuol dire che porta un minimo di brio a questo festival, vuol dire che porta qualcosa, una condizione perfetta da parte sua, magari sarebbe stata più scialba. In questo modo almeno ci danno qualcosa da criticare a noi popolo di internet, a noi spettatori, perché alla fine questo è stato un festival abbastanza perfetto, almeno nel mio punto di vista. Quindi Garco rappresenta l'imperfezione perfetta. Voto 7 a Carlo Conti. Allora, questo voto penso sia meritato e forse meriterebbe ancora qualcosa di più. Ovviamente questo è un voto giudicato in 4 serate, giudicato anche per come ha organizzato il festival, non solo per come conduce, perché la sua conduzione è classica, normale, è precisa, è impeccabile, ma io penso che abbia organizzato un festival molto bello, molto variegato anche, è molto più preciso dell'anno scorso secondo me. L'anno scorso era un pochino più confusionario, anche se cercava di essere politicamente corretto e di piacere a tutti. Quest'anno riesce a piacere a tutti, nel bene o nel male, riesce comunque a tenere la gente appassionata per un certo punto di vista e inoltre è molto meglio gestito, gli ospiti, la conduzione stessa, e proprio a sottolineare l'ottimo lavoro di Conti, darei un bel 8 agli ospiti.
8 forse è un voto un po' riduttivo per alcuni casi, è un voto molto alto in altri, quindi è un, penso sia una giusta media dei voti che hanno preso che possono prendere gli ospiti. Ho già citato Aldo, Giovanni e Giacomo, ne citerò un altro più avanti. Gli ospiti musicali sono famosi, è stata presa molta gente dalle radio, molti tormentoni. Gli ospiti italiani sono di un certo calibro, vedi la Pausini, Ramazzotti, Elisa. Forse sui comici ci sarebbe stato un po' da lavorare, Grignano, Deluso, Aldo, Giovanni e Giacomo pure, però ad esempio Nino Frassica, di cui parlerò fra poco, ha fatto bene e comunque anche gli Sposini, seppur molto criticati, a me sono piaciuti. 8,5 a Nino Frassica. L'ho voluto includere in questa classifica, ho dovuto ficcarlo nell'8,5 perché sinceramente non potevo non lasciarlo fuori. Un grandissimo comico, veramente io penso che sia uno dei migliori in circolazione. Ha fatto ridere, ha fatto riflettere, ha fatto anche commuovere. Un artista a tutto tondo che veramente mi ha lasciato a bocca aperta, sia per la sua comicità sia per la sua parte più profonda. Ma d'altronde, uno che regge sulle sue spalle una fiction ormai vecchia, diciamo che non ci si aspettava di meno. 9 a Rocco Tanica. Purtroppo per Elio e le Storie Tese, Rocco Tanica non può essere nel gruppo a suonare durante il festival. Per fortuna per noi è in sala stampa a fare la rassegna stampa. Io mi sono scompisciato da ridere ogni volta che l'ho visto. È veramente veramente bravo. E poi ogni sera, bene o male, inventa gag nuove, inventa battute nuove, sempre divertente e sempre innovativo. Ce ne manca uno come lui nella TV italiana. 9,5 a Virginia Raffaele, l'indubbia rivelazione, ma neanche più di tanto. Diciamo la conferma, anzi, di questo festival. Quasi quasi poteva essere solo lei la valletta dei conti a questo punto. Le sue imitazioni sono divertentissime, mai banali e mai pesanti. Ogni sera un'imitazione diversa, tra l'altro. Quindi ha una varietà di repertorio incredibile. Riesce benissimo a reggere il palco anche da sola. In più, la satira velata in ogni suo personaggio è veramente, veramente spettacolare. E le ho dato 9,5 perché è veramente perfetta, ma il 10 l'ho riservato a due cose leggermente più importanti. 10 a Sanremo Arcobaleno. Sanremo Arcobaleno è stata un'iniziativa bellissima. È servita e serve a promuovere le unioni civili. Un segnale forte e allo stesso tempo delicato. Nessuna presenza invadente, niente di eclatante, un piccolo gesto, un piccolo simbolo che però lancia un messaggio forte. Io faccio i complimenti a tutti quegli artisti, a tutti i comici, a tutti i cantanti che hanno partecipato, quindi congratulo anche con Conti che ne ha parlato, perché ovviamente lasciarlo nel silenzio sarebbe stato un gesto abbastanza strano e forte. E spero che questa iniziativa serva a cambiare qualcosa in questo paese, spero che serva a lanciare qualche messaggio. E spero che faccia cambiare idea anche a quelle teste di toti che ci sono in giro. E infine, voto 10 a Ezio Posso. È stato uno dei momenti più alti, forse il momento più alto e più commovente di tutto il festival. Probabilmente l'ospite più grande invitato, al di là di tutti i nomi che si sono fatti. Un nome abbastanza sconosciuto al grande pubblico, eppure che ha colpito tutti. Adesso non sarà più sconosciuto, ovviamente, perché ha veramente fatto una strage di lacrime e di riflessioni. Parlare di musica e vita insieme non è facile, e lui ci è riuscito benissimo, e con molta anche autoironia, veramente. Io penso che sia una grande persona e abbia lanciato un grande messaggio. E forse ha ridato senso al Festival della Musica Italiana. Inoltre, per concludere, il premio della critica, quindi fuori classifica, fuori concorso, vabbè, Pevesicchio. Volto storico più rappresentativo del festival. Vale la pena aspettare un anno per il festival soltanto per lui, diciamo. Quindi non potevo non menzionare l'idolo del web. Per oggi è tutto. Forse farò un video sulla finale, sulle pagelle finali e sui cantanti che oggi non ho toccato perché sarebbe uscito qualcosa di enormemente lungo e abbastanza incompleto visto che manca ancora la finale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che commenterete con la vostra classifica, con i vostri voti, con le vostre pagelle. Spero che mi correggiate qualche errore. Spero che interagiate un pochino perché c'è tanto di cui parlare in questo festival che è veramente bello a mio avviso, forse troppo, forse rischia di essere un tantino noioso, ma è da vedere come finirà e come verrà ricordato questo festival. Io voglio sapere anche la vostra, noi comunque ci vediamo nel prossimo video.